Andiamo con il segno dell'acquario, vi sveglierete ancora con la luna di traverso, voi amici dell'acquario, però questa è una luna che porta delle novità che possono avere a che fare con un'associazione, con una collaborazione, anche per risolvere eventualmente delle questioni legali, burocratiche. Questa è una luna ideale, quella che transita nel segno del leone in splendido aspetto con Urano nel segno dell'Ariete. È un momento in cui iniziate anche a sentirvi molto meglio, sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista dell'umore, ma anche da un punto di vista fisico, voi amici dell'acquario. Quindi questa è una giornata, soprattutto la serata, la seconda parte, dal pomeriggio in poi, in cui ritrovate anche una certa verve, una certa dinamicità e si prospetta una serata molto intensa, soprattutto per i rapporti passionali. Andiamo al segno dei pesci per chiudere questo nostro oroscopo dell'ultimo giorno di agosto. Beh, per voi amici dei pesci, la luna nel segno della Vergine.